Allora, questa è la, mi pare, terza parte, sì, di Crash 4. Vi ricordo che se non... Ah, vuoi cambiare Crash con Cocoa? Quasi quasi usiamo Cocoa. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campana, così vi arrivano le notifiche. Perché a YouTube gli costava prima, invece lo faceva in automatico e mandava, bastava essere iscritto. Ora vi attiva la campana. Allora, e lasciate anche i commenti. Skin. Ci sono anche delle skin, a quanto pare. Puoi sbloccare. Oh, bella questa. Oddio, finisci proprio il gioco? Mi sa proprio di mentecatto. Ottieni tra le due flashback di Platinum. Non mi piace già sta cosa. Allora, questo livello qua, non manco un ricordo. Non è particolarmente complesso, eh? Quel che è complesso è Engine, il boss. Perché qua, da come ho capito, ogni isoletta, ogni... C'è la mappa tipo Pandemonium, ogni... Sì, chiamiamola isoletta. Cioè, da come ho capito, c'è un boss. Da come ho capito, potrei sbagliarmi. Piccolo spoiler. No, non ve lo faccio. Quello che si vede a fine video. Perché, ripeto, ho dovuto riregistrare questa parte. Ah, già, qua i tempi di caricamento sono un po' più lunghi. Poi questo gioco sta su hard disk, che è versione digitale. Perché, l'ho già detto tante volte, quando Ronix chiuse... Mi ricordo, c'era un punto Ronix che chiuse. Vendette le PSN card come giochi PS3 scontati del 70%, penso che Bad Day. E allora io me le so prese, chiaramente. Qui è come avere dei crediti nei confronti di Sony, ma quanto possono essere stupidi? Vabbè, non lo sapevano, dai. Questo motivo. Allora, qua bisogna stare particolarmente attenti. Cazzo! E comunque me le sono finite adesso perché. Questo è l'ultimo credito che avevo. È rimasta solo una da 20 euro. Poi mi è finito. E una da 20 euro penso che la darò a qualche amico per passare PlayStation Network. Come si chiama? Plus per giocare a FIFA. Perché certe l'ho vendute, certe mi sono preso altri giochi. Volevo prendermi The Last of Us tutti quanti a scrivermi: leader, ma tu non fai The Last of Us? No! Ma un gioco che fa 8 ore di filmati, Dio santo. Cioè. E per una volta tanti, anche mi sembra dei recensori, tra i soliti, di quelli che parlano bene pure della merda, hanno detto qualcosa, hanno detto, Last of Us un po' troppi filmati, un po' poco gioco. Ah, cioè, ma poi ha fatto una furbata Activision, che ha fatto? Ha annunciato il gioco esattamente, mi sembra, 2 giorni prima dell'uscita di Last of Us, come per dire, guardate, quella è una merda, vediamo noi un vero gioco. E io penso che ci sarei cascato. L'uno, The Last of Us 1, io l'ho rigiocato, penso sempre là i primi di giugno, quando era uscito il 2, col debug menu sulla Play 3, e già era una rottura. Ah, qui cazzo, ecco lo stavo per dire. Qui ci sono queste nuove casse che ti possono ammazzare. Sono casse, ma ti possono anche ammazzare. Io ho giocato col debug menu, per saltare proprio quelle scene, quando praticamente... Cammini ma de parli. Questo non prevede sto gioco, questa cosa. Comunque io non capisco. Tanto qui sono tutte queste palle chiodate da evitare. Non capisco una piccola cosa. Dicono che i pre-order di Play 5, tutte le pagine di Facebook che uno segue un po'. Dicono Play 5 esaurito ovunque, Amazon, GameStop, Unieuro, dappertutto. Ma cosa cazzo vi serve comprare la Play 5? Cioè, una console che costerà un sacco al lancio. Poi non si comprano mai le console al lancio. Ma cosa hanno annunciato? 2 giochi? Cioè, ah, qua bisogna farlo prima, bisogna vederlo dopo l'interruttore. Hanno annunciato, sì e no, 4 giochi. Non lo so, più o meno. Tra cui il solito FIFA 21, vabbè. Cioè, ma non si sa cosa uscirà. Non si sa. E che cazzo, vabbè, qua tanto ci ho già rinunciato la gemma. Comunque, se uno la vuole prendere, deve essere prima rotte quelle casse. Poi si attivano le nitro. Vi ricordo che il nitro switcher non va a distruggere le nitro se non sono state attivate. Ma quello è un nitro switcher? Aspetta, sì. Ah, è vero, c'è non al morso, ma c'è anche a fine livello. Non ho capito. Quindi c'è il nitro switcher del bonus proprio. 19 su 19, però. Che grande! Però, ecco, stavo dicendo Play 5.
Ma cosa senso ha volere tutta sta Play 5? Per giocare a che? A quella merda di God of War 2 che hanno annunciato? Cosa sarà? Sarà uguale se non peggio al primo. Poi mi dimentica un bel gioco, mi dimentica. Tanto le recensioni parleranno anche male di Crash, io già ce lo so. Sicuramente diranno che è arretrato, che non aggiunge nulla, che è qualcosa di già visto, e bla 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 bla. Io sarò un po' arretrato, ma per carità di Dio, me l'ha detto tanta gente, però i giochi con cui sono cresciuto sono questi, e mi piace molto di giocarmi un gioco del genere, anche se me lo metti col motore di Spiro, che quello lì è la stessa animazione quando gli tiravi le fiammate. Comunque, di giocarmi un gioco del genere, non dico tanto con questa grafica perché mi sono rigiocato la trilogia, quanto che sfrutti tutte le risorse hardware della PlayStation 4. Molte cose non avrebbe mai potuto farle su PlayStation 1, molte cose di questo gioco. Tra cui, per esempio, la PlayStation 1 non avrebbe mai supportato quella cosa dello spegnimento delle cose che cambiano. Ecco, quella maschera lì, vabbè, vedete. Dunque, non so se per la gemma so ancora in tempo, ma credo di no. Allora, aspetta. Cazzo! Oh, quanto è complicato! Ci riproviamo. A me mi piace questo, sostanzialmente l'ho detto, è un Rayman Origins, è un Rayman della serie Origins barra Porca Madosca, Origins barra Legend, però è Crash. Cioè, non poteva trarre ispirazione da gioco migliore. Come si chiama? Chi l'ha prodotto? Activision. Io avrei giurato di non dare, l'avevo già detto forse, che Activision non gli, sulla Play 3 mi stava sul cazzo e faceva sempre quei COD in prima persona che rovinavano, secondo me, ma gli FPS oggi come oggi sono oro puro in confronto a tutti quei giochi di merda che fanno filmati. Resta il problema che comunque anche su Play 5 non hanno cambiato, lasciamo perdere le casse, oddio, non ha cambiato politica né Sony né Microsoft, e dunque l'online è totalmente a pagamento, ma anche Nintendo ti fa pagare per... cioè ormai l'online gratis è un miraggio, anche se continuano, io ho venduto una marea di PS3 sotto la quarantena, quelle che ho riparato, tra l'altro c'è anche un video di gente che mi scriveva su WhatsApp durante la trattativa solo perché voleva giocare a GTA perché la Play 3 era gratis. Anche se a me la Rockstar Games mi stava molto sul cazzo prima, a qua comunque, ecco, c'è questa novità che anche le fiamme possono essere disattivate. Mi stava sul cazzo Rockstar Games perché non doppiava italiano. Ma mo mi sta andando ancora di più sui coglioni per un motivo semplice. Perché GTA 5 è un gioco del 2013 e non hanno manco pensato a GTA 6. Cioè, quale Play non ha un GTA? La Play 4. Ma su Play 4 c'è un GTA, c'è GTA 5, ma quello è un gioco Play 3, Dio santo. È un gioco Play 3. Cioè, mo lo rifanno per Play 5, cioè un gioco per Play 3 rifatto per Play 5. Poi tu lo puoi rifare per qualunque Play. Avrà sempre le stesse texture, come si dice? Magari la risoluzione può aumentare anche in 4K, ma i modelli sono sempre quelli pensati per la Play 3. Quindi limitati. A parte che, guarda, oddio, la grafica Play 3 era bella, ma si vedeva, era plasticosa. A tratti sì, si capiva che era comunque, porca troia, mi sto spendendo, ma che... Vabbè, la grafica Play 3 non era proprio impeccabile, c'erano giochi belli, ma giochi che facevano pena al cazzo di guardare. La grafica Play 4 è realistica, però io ho notato una cosa, non mi venite contro, scusatemi, a me mi sembra che i colori che eroga la PS4 siano nettamente inferiori ai colori che erogava la PlayStation 3. Cioè, a livello di colori, la PlayStation 3 offriva una... no, risoluzione, una tavolozza, come si dice? Di qualità superiore rispetto alla Play 3, dove sono un po' più spenti. Prendete per esempio, andate a vedere per esempio il video Crash, scusatemi. Qua è come Wrath of Cortex, che praticamente c'è la palla.
Andiamo a vedere Uncharted Nathan Drake Trilogy, PS3, PS, PS4. Noterete sicuramente la versione PS3 ha più colori. Dopo, vabbè, magari la versione PS4 ha più risoluzione. Comunque, ora lo spentiamo qua. Ecco qua, è come Crash Breath of Cortex. C'è la palla, insomma. Quelle non ammazzano, le casse le prende lui. L'unica cosa, l'unico modo di morire è o cadere, se ci sono delle buche, le sto prendendo tutto, o farsi raggiungere da questo coso qua. Siamo molto da anni 90 questa ambientazione, non so spiegare perché. Non mi chiedete il perché, mi sa che è ora di morire. Non proprio. Ok, ma qua non è finito, gli dà solo un'illusione. Comunque sì, diciamo, torniamo in una posizione non di pericolo, diciamo. Tipo solo rallentare il coso. Come si chiama? Lo tiro sfinato. Qualche routine ammissibile, anche qualche scorreggia, ma quella la faccio diversamente. Dicevo, un remake di Breath of Cortex. No, dicevo, di Breath of Cortex. Non mi dispiacerebbe un remake. Anche se dovrebbero farlo insieme a Twin Sun. Dovrebbero farlo con lo stile della, come si chiama, della Ensign Trilogy. Un motore grafico è perfetto per farci un remake. Anche se dovrebbero farlo per PS4. E ormai PS4 sta andando. Se lo fanno per PS5, magari lo possono fare. Sì, con lo stesso motore grafico della Ensign Trilogy, un po' potenziato per la PS5, via. Si potrebbe anche fare. Però comunque mo uscirà Oddworld Soulstorm, remake di Oddworld Abyss Odyssey, che lo giocherò per la prima volta. Però cazzo, stavolta lo dovrò pagare io, quindi comprerò la versione disco. Non da GameStop però, scordatelo, se lo scordano che gli vado là. Come quando andai a comprare Crash Ensign in Trilogy, Sony ci ha mandato una sola copia, cioè di visto. Qui Engine è molto difficile. Questo veramente è uno dei boss più difficili che ho visto. Forse il più difficile che ho visto nella serie di Crash. Ripeto, questo coso l'avevo registrato all'inizio, la prima volta che lo giocavo, poi il microfono non si sentiva bene. Voglio fare una prova. Ok. Allora, perché ho collegato le cuffie al PC, di modo che io senta la mia voce. Allora, mo lui comincia a tirare questi bad day e vanno, all'inizio è normale se ci perdete qualche vita, vanno lì rilanciati contro quel, diciamo, generatore di scemi. E mo è molto facile, ma dopo sarà complesso, forte. A te c'è quel timer lì che mette non poca ansia, non poca. Comunque Engine c'ha la vita, vedete come questi bisogna abbassarsi, come su Crash 3, stile a quello, nome con vita. Ecco, quelle lame rotanti, tipo quelle che fa Freezer, ecco l'errore. Bisogna abbassarsi, è un po' come Entropy su Crash Bandicoot 3, solo che sono molto più veloci. E dopo comincerà a essere un gran macello, non si capirà nulla. Per sconfiggere quelle cose lì bisogna, vedete sotto Engine ha tre palline, no? Sotto alla vita. Quelle è le volte in cui devi rimandargli questi scemi contro il generatore. E non è facile, eh? Ah, tutt'altro. In più un pochino, ma poco, quasi impercettibile, il pavimento si muove da solo. E in più ti possono anche ammazzare quegli handicappati, eh? Quindi qua è davvero difficoltoso. Ci vuole quasi la cocaina per concentrarsi al meglio. Io non ho mai tirato la coca, però dicono che migliora molto la concentrazione. Dicono che in Formula 1 la prendono tutti. Dicono, eh. Come si dice che i ciclisti sono dopati tutti. Beh, qua, ecco, già mi dovrei dopare io per non incazzarmi, perché già metto sta maschera qua. Porca Eva! Vabbè, ho fatto di peggio. Il timer lo devono togliere, devono fare una patch per toglierlo, guarda. Beh, qua si è improvvisato musicista, tipo chitarrero qua, eh. Ecco, il fatto è che difficoltoso si sta tenendo coi saldi. Poi, partendo all'inizio, ti puoi scegliere difficoltà originale, retro, o difficoltà moderna, insomma. In poche parole, è difficile o facile, perché se dice che quella retro, è come Fly 1 che... Se tu facevi un boss e gli levavi due colpi, poi morivi, ritornava tutta la terapia. Pensa se uno lo fa in quel modo qua, quanto può essere bestemmioso. Però è anche vero che
c'era su Play 1, ma anche qui mi sembra c'è un sistema di, diciamo, aiuto che il gioco ti offre. Cioè, in pratica, se vede che tu muori troppe volte, il gioco ti dava Kwaku, ti dava. Però qui non mi pare ti stia dando Kwaku. Non dà Kwaku qui. Ah, io sono riuscito a morire con le forche del muletto. Guarda, eh. No, se lo materializzi mentre sei dentro, ti mette sopra, cosa fa? Ok, ma non è facile. La più difficile è questa. Sembra difficile, ma secondo me una volta che uno ci piglia il giusto, come si chiama? Il giusto allenamento, la giusta abitudine, può riuscire a, porca puttana, farlo forse. Devi stare attento anche a come salta. Ah, qua non bisogna fidarsi, perché se va troppo là Crash casca in acqua. Imbecille, rivattene. No. Ma sono da mezzo millimetro, cazzo. E no! Ma ho ucciso il coglione. Guardate, guardate. Ma vaffanculo. Mi sembra Apocalisse qua. C'era un livello dove praticamente ti cominciava a suonare. Apocalisse è anche un gioco attivissimo, tra l'altro. Dal gioco all'inizio pare che sia un po' immortale per qualche secondo, tipo me la slag, fa un po' vedere. No, l'ho evitata io semplicemente. Basta con ste morti. Cos'è? Replay, dai, che palle. Cos'è? Non funziona più. Vattene via dei coglioni, grazie. Mi dispiace per un po' comando io, no? No, voglio far questo. E dai. Certo, anche Cortex di Crash Bandicoot 1 non era facile, ma qua. Eh no, già dove scontato. Ma qua veramente è difficile forte. No, vabbè, comunque nell'altro video mi ero incazzato molto di più, avevo già detto qualche bestemmia. Qui già mi basta una volta vederlo, mi ci abituo. Comunque non so chi possono essere gli altri boss, ma vi faccio un piccolo spoiler: si può usare Dingodile e anche Tavna, quindi quella che stava al bonus di Crash 1, quella che pensavo che fosse quello che tutti pensavano fosse. Oddio, ma basta, vaffanculo! Come ho fatto? È due volte! Porca madonna! Ma quelli si stanno a fare le corna là sotto, che so! Stronzata! Stronzata! Oh! Dai! Sta sto coglione o no? Ma che fa? Ha recuperato l'energia? Perché gli brilla là sotto? Ele! Ma poi le vite aumentano, che ne so! Ma vabbè, meglio così. Ah, dovevo mettere retro per avere le vite, proprio come... Equivale però alla modalità difficile, dai. Ma porca troia! Basta! Dio cane! È difficilissimo! Questi! Vaffanculo! Basta! Guarda quello stronzo lì! Vaffanculo, ti piglia pure per il culo sto imbecille! No, mo non mi fregate! Cioè, il bello è che per ben tre volte sono arrivato a colpire e mi hanno ammazzato quegli handicappati, sì, ma mo? Ci risiamo, oddio. Aspetta, devo sta calmo perché non c'è il timer, eh. Quindi non ca... ecco, mo non vanno via. Poi... allora. Non posso bestemmiare, non ha senso. Crash è uno di quei giochi... ah no, aspetta. Porco oddio! Vabbè?
Vabbè, ma l'ho detta perché porca troia, una volta che mi aveva dato tre imbecilli subito da lanciargli, che succede? No, casca, me l'ha ridati, forse il gioco mi sta venendo un po' in conto, se ne sta accorgendo che secondo me è un po' una cosa programmata, perché non l'ha dato subito questo imbecille. Ora devo restare calmo e lo voglio finire. Ecco, già questo non è da uno che sta calmo. Che cazzo ho disattivato a fare quelle ombre che ti fanno... All'inizio può da fastidio, ma serve quell'ombra là che ti fa vedere dove stai, che cade. No, non ti venisse in mente? Oh! Dai! Ricorrerò alle maniere parti. Ma scusa, l'avevo fatto in tempo! Niente, non deve proprio finire, dai, non deve finire. È destino che non deve finire. 17 volte che sono morto. Porca madonna. Uno cerca di contenersi, di essere gentile. Tutto e di più, ma Dio santo, c'è un limite un po' a tutto, Dio santo. Riproviamoci. Qui se tu ti materializzi dentro al coso che... Tu materializzi... Fammi fa un po'. Non mi so perdere tempo a parlare. Vabbè, se ti materializzi... Aspetta, è così. Guardate, ve lo faccio vedere quello che voglio dire. Mi vogliono male. Mi vuole male. Tutti mi vogliono... Non vogliono che io vinca. Ho vinto 10 volte come minimo. No. Oh. Oh. Ma vaffanculo! Ma non lo so, mi volevo materializzare là dentro. E invece, boh, non si capisce niente. Allora, devo pigliare quello piccolo. Ok. No. Oh, 4 secondi. Dai! Niente. Ma tu dovresti darmi il tempo. Cosa è successo? Ma lo vedete che non si può fa? Lo vedete che è impossibile? No, dai, sto scherzando, stiamo. Porco Dio! Come si fa? È 10 volte che ho vinto come minimo. Niente! Non si può! Non si riesce! Troppo difficile! No, tu non vai da nessuna parte. Vieni un po' qua, coglione. Ma io non capisco perché a 0 secondi lui ricomincia a... Sì, vabbè, ma io devo tagliare il video con lo strumento di YouTube, nemmeno ce la faccio. Perché lui a 0 secondi praticamente ti ricomincia a muoversi. Questo mi fa incazzare. Mentre in realtà dovrebbe farlo dopo i secondi. Perché tu già, quando hai... Guarda, i secondi stanno lì. Ma cos'è sto bug? Non è che crea bug, no? Mi sa tante. Non ci avevo fatto caso. Tanto questo che lo risolvono, sto bug, magari. Vabbè, magari è solo a livello grafico, che non si fa. Spero non crei problemi. O magari non è che rimane sempre così, è preciso. Ti rimane quel timer fisso, magari. Ma secondo me ricomincia dopo. Ecco, è ricominciato come voleva si dimostrare. Allora, devi saltare qua. Qua. Forse mo ce la faccio. Alleluia! Alleluia! Dio santo se è stato difficile. Salta, non mi interessa. Lo farò vedere quando farò il gameplay senza commento. Ragazzi, è stata una tortura. Vi saluto, vi invito a mettere mi piace. E vi faccio giusto vedere il mondo nuovo sbloccato, che è il mondo dei pirati, mi pare. Sì, è il mondo dei pirati. È così. Dovrebbe essere.